Alberto, 45 anni, di Catanzaro. Sono una persona affetta da GAP, gioco d'azzardo patologico. Il gioco ha fatto parte sempre di me, fin da quando ero piccolo. Naturalmente non era un gioco d'azzardo, tra virgolette, bensì erano le solite giocate che si fanno in famiglia, a carte, a tombola. Quindi poi invece un bel giorno, all'età circa di 17-18 anni, ho avuto la sfortuna di provare a giocare alle slot machine. Non ricordo benissimo la prima giocata, ma ricordo in particolare quella che mi è rimasta più impressa, che è stata la vincita di allora, 250.000 lire, parliamo degli anni fine 90. E quindi questa vincita mi è rimasta impressa e da lì ho iniziato a pensare che il gioco delle slot machine mi avrebbe potuto far fare soldi facili. E quindi da lì invece è iniziato praticamente un calvario. Ho iniziato a giocare, tutti i miei risparmi, perché io fortunatamente anche andando a scuola lavoravo durante la stagione, mettevo i soldini da parte, ero anche un po' parsimonioso e quindi riuscivo a mettere i soldi da parte. Da quando ho iniziato ad avere problemi con il gioco invece, questi soldi da parte non riuscivo a metterli più, li consumavo tutti per il gioco e non riuscivo a fermarmi. Il mio pensiero era soltanto il gioco, la mia mente era offuscata dal gioco. Questo mi ha portato ad avere grossi problemi economici, ma soprattutto anche relazionali, problemi con la famiglia e via discorrendo. Praticamente ho giocato per quasi 20 anni e sono stato affetto da questa patologia per 20 anni. Però naturalmente i primi anni, parliamo di tanti anni fa, non era riconosciuto questo problema. Quindi io non riuscivo a capire che era seriamente un problema. E gli altri nemmeno, perché non c'era informazione sul gioco d'azzardo patologico, non c'era l'informazione che c'è adesso. E quindi gli altri mi vedevano come uno stupido che sprecava i suoi soldi e il suo tempo a giocare alle slot machine, non capendo che ero affetto da questa patologia. E nemmeno io stesso mi vedevo come una persona che perdeva lì il suo tempo, nei pochi momenti di lucidità, perché il più delle volte la mia mente, ripeto, era offuscata dal pensiero del gioco. Ho provato tante volte a fermarmi da solo e non ci sono riuscito. Poi con l'andare degli anni, sì, ho realizzato anche qualcosa. Mi sono fatto una famiglia, cioè la vita è andata avanti. Fortunatamente alternavo dei periodi alti e bassi rispetto al gioco. Ho avuto anche dei periodi di lucidità in cui ho fatto qualcosina e ho portato avanti, diciamo, i miei obiettivi di famiglia, di lavoro. Però naturalmente sempre annebbiati da questo pensiero del gioco. E non ho vissuto la mia vita come avrei voluto, naturalmente. Dopo averci provato tante volte, poi col tempo ho capito che era impossibile uscirne da soli. Sono stato indirizzato verso alcuni psicologi, psichiatri per cercare di risolvere il problema, ma nemmeno loro sono stati capaci di risolvere questo problema. Al che un bel giorno, all'età di 37 anni, sono stato fortunatamente indirizzato verso un centro calabrese di solidarietà, che praticamente mi ha fatto iniziare un percorso di guarigione rispetto a questa dipendenza. E poi, appoggiato anche fortunatamente da mia moglie, che non mi ha abbandonato in questo periodo, sono riuscito a ripartire dalle cose buone che avevo fatto negli anni. Poi nel 2019, praticamente dopo un duro percorso, tanto lavoro mio e delle altre persone che mi sono state accanto, sono stato reputato fuori pericolo. Naturalmente l'attenzione è sempre alta, bisogna stare sempre attenti e soprattutto annullare completamente e dissociare il gioco dalla propria vita. Il gioco, dove c'è una minima puntata, anche un minimo azzardo, tipo una vincita anche virtuale, anche di un concorso e via discorrendo, deve essere completamente azzerato dalla mia vita. È stato completamente azzerato dalla mia vita. Io ho dissociato il gioco dalla mia vita e da qui sono riuscito a ripartire, perché praticamente poi ho capito col tempo che all'inizio mi dicevano che il mio problema erano soltanto le slot machine. Era lì che perdevo tutti i miei soldi, ma poi ho capito col tempo che non è il rapporto con le slot machine, ma è proprio il rapporto col gioco, perché se io non giocavo alle slot machine, faccio un esempio, e prendevo un gratta e vinci, a me grattare un gratta e vinci non mi bastava, ne dovevo grattare 100. È un circolo vizioso in cui tu devi stare sempre in gioco, in quel modo tu ti sentivi soddisfatto, pagato.
Nel 2019 sono riuscito a concludere questo percorso, è andato a buon fine e siccome dal Centro Calabrese di Solidarietà ho ricevuto tanto, ma tanto veramente, non dico la vita, ma quasi, mi hanno fatto rinascere, mi hanno fatto diventare soprattutto un'altra persona. Ho voluto anche rimanere collegato al centro, dando la mia disponibilità e quindi facendo volontariato presso il centro per cercare di portare la mia esperienza e aiutare tutte le persone che vanno ad affrontare un percorso del genere come ho affrontato io. Questo mi appaga tanto perché cerco di restituire in minima parte quello che ho ricevuto. Il consiglio che posso dare a tutti è cercare di fare tanta prevenzione. Questa patologia ci serve tanta prevenzione. Perché se riusciamo a capire in tempo che qualche nostro familiare, o noi stessi abbiamo questo tipo di problema, dobbiamo cercare nei momenti di lucidità di avvicinarci alle persone a noi care e di farci indirizzare verso un percorso del genere come ho fatto io. Prima interveniamo e prima riusciamo ad uscirne, meno danni facciamo, sia economici che relazionali.